Abbiamo mostrato, grazie all'agenzia GTV, ulteriore protesta, ennesima protesta. In piazza c'erano appunto gli operatori del mondo dei matrimoni, che veramente, insomma, è una fetta, no, di economia, anche questa importante, che muove tante categorie collegate a quella che poi è la vera e propria cerimonia, quindi banchetti ed altro. Ci state uccidendo e soprattutto dicono: nessuno pensa a noi. Effettivamente si è parlato dei teatri, dei cinema, insomma di un sacco di cose, ma come se non ci fossero. Allora, vedete, questo per esempio è uno chef, no? Ecco, allora noi abbiamo scomodato, li ringraziamo molto, due persone. Ecco, io saluto subito Alessia Morrone, che è una giovane wedding planner. Buonasera. Salve Andrea, buonasera. E buonasera a Lorenzo Pinci, che è un musicista anche abbastanza noto a Roma e non solo, e che sui matrimoni, insomma, negli ultimi anni ha lavorato tantissimo. Buonasera. Salve Andrea, buonasera Andrea. Grazie a voi, grazie anche per delle immagini che ci avete fornito, che poi magari faremo vedere. Ma insomma, questa trasmissione cerca di dare voce, ma anche per far capire, no, a chi sta a casa e ci segue. Li ringraziamo tanto, con attenzione. Poi, oltre i titoli, oltre gli slogan e anche oltre le manifestazioni, quello che succede davvero. Allora, partirei da Alessia, non me ne vorrà Lorenzo. Alessia, da quanto tempo intanto, diciamo, siete fermi, e che cosa significa per una che fa la sua professione stare a casa e non so se usufruire di ristori o altro o no? Allora Andrea, intanto ti ringrazio per averci dato la parola. Diciamo che siamo fermi noi settore matrimoni praticamente da un anno esatto, e anzi qualcosina in più, e la gravità, diciamo, della situazione è che nessuno ci dà la parola. Siamo stati, come tu già hai detto, completamente dimenticati dal governo, dimenticati in quanto non ci è stato dato nessun protocollo da seguire per svolgere, diciamo, i nostri matrimoni, per svolgere gli eventi. I nostri eventi vengono scambiati per grandi eventi, ma in realtà sono eventi che possono essere assolutamente controllati. Abbiamo una lista schedata delle persone che partecipano al matrimonio, quindi possiamo in realtà tracciare tutte le persone che partecipano, ma nonostante questo il governo non ci ha dato assolutamente indicazioni in merito. Pertanto ci troviamo praticamente da un anno a organizzare i matrimoni rimandati dall'estate scorsa, dall'estate 2020, senza in realtà sapere se potrà essere attuabile l'organizzazione di questi matrimoni. Quindi anche gli sposi sono in attesa di risposte da noi che non sappiamo dargli, perché non ci è stata data a noi in primis nessuna risposta. Oltretutto ci tenevo a dire, come tu già hai accennato, che il nostro settore è assolutamente vasto. Ora parlo io che appartengo alla categoria delle wedding planner, ma il matrimonio, intorno al matrimonio girano tante realtà, come le ville, come i catering, i musicisti, i fotografi, le truccatrici, gli atelier di abiti da sposa. Insomma, è un settore veramente vastissimo. Alessia, adesso ci arriveremo. Intanto hai detto già una cosa importante, mi permetto di dar del tu, insomma, vabbè, scusate, di solito do del lei formalmente. È importante dire, cioè, voi avete assolutamente già sapete prima chi parteciperà, quindi voi già state dando l'idea di soluzione, cioè dice: chi più di noi può organizzarsi, semmai coi tamponi, semmai insomma con delle contromisure, mentre se andiamo, non so, al museo adesso, ma meno male che potremo andarci anche nel fine settimana, contingentati, però insomma c'è, no, meno certezza poi sulle controllo. Presenze. Io dicevo dei ristori perché voi siete imprenditori, no, di voi stessi, Alessia Marrone, che significa partite IVA, avete avuto qualcosina forse? Sì. Esattamente. Allora, lo Stato sì, ci ha aiutato in piccola parte, devo essere sincera, ci ha aiutato in piccola parte, ma noi con la manifestazione di ieri non abbiamo in realtà richiesto allo Stato dei ristori ulteriori e maggiori, abbiamo richiesto semplicemente di lavorare, cioè che lo Stato ci mettesse nella condizione di poter lavorare. Quindi sì, abbiamo avuto dei piccoli ristori, che comunque sia non ci hanno permesso di sostenere le spese che ruotano intorno a una partita IVA, intorno all'ufficio, ovvero mantenere aperta un'attività, un'azienda per un anno senza avere la possibilità di lavorare. Da quanto tempo, vediamo anche delle bellissime immagini di Alessia, da quanto tempo fai questa attività? Io ho iniziato nel 2014, sono comunque molto giovane, quindi ho iniziato pian piano
e sto cercando di incrementare sempre di più. Sono ormai ferma praticamente, come già detto, da un anno e mezzo. Spero di ripartire. Ecco, insomma, e quindi ad oggi, ditemi se sbaglio, chi si vuole sposare comunque, no, dice io non voglio aspettare, 30 persone alla cerimonia e chiaramente voi invece pianificate, no, Alessia, eventi anche da 100 oppure di più, insomma, persone in Allora, location guarda, molto belle. Andrea, faccio una piccola correzione. In realtà ad oggi alla cerimonia possono partecipare quante persone si vuole. Questa è anche l'incongruenza. Alla cerimonia possono anche partecipare 100 persone in chiesa. La possibilità, di stare in chiesa c'è senza problemi. Il problema è proprio fare il ricevimento, quindi dopo il pranzo, l'eventuale cena. Di questo Quante non c'è persone a stata data la ricevimento? possibilità. Nessuno? O una trentina, giusto? Entro le 30 persone si può fare 30, ad sì. oggi Entro un banchetto. Sì. le 30 persone alla cerimonia, quindi proprio i cari più ristretti. Allora andiamo, Sì. molto chiara Alessia, andiamo da Lorenzo Pinci che adesso ci racconterà anche un po', se vuole, della sua, no, storia, però di fatto fa altro, immagino suoni in altre situazioni. Lorenzo, prego. Allora, buonasera Andrea. Io professionalmente il mio percorso è iniziato nel 2007, poi da circa 10 anni a questa parte ho deciso di dedicarmi completamente al settore del wedding. Questo perché? Perché è proprio un settore a sé. E perché è a sé? Perché ci sono delle attenzioni sicuramente differenti ai locali, per l'appunto, dove ci sono avventori casuali. Il matrimonio si organizza circa un anno prima, sotto tutti i fronti possibili, e anche quello della musica. E quello che io ci tengo molto a dire è che qui il problema principale è che il nostro settore non è stato proprio menzionato, aggregandolo, come diceva Alessia, al mondo dei grandi eventi, quando invece un matrimonio medio in Italia parliamo di 70-100 persone. Mediamente, quindi dove abbiamo nomi e cognomi per un anno prima, la loro provenienza, i catering hanno posti nominati, quindi vuol dire che l'utilizzo di quella sedia è esclusivo a quella persona dall'inizio a fine evento, a differenza magari di un ristorante dove una volta alzato l'avventore ne subentrerà un altro. E quindi, cioè, quello che voglio andare a dire io è che a livello di sicurezza su questo fronte qui noi potremmo fare qualsiasi cosa loro ci dicono, mentre invece in questo momento non c'è nulla sopra la carta dove ci hanno menzionato. Hanno messo un coprifuoco alle 22, dove immaginiamoci le paure delle spose in questo momento. Hanno organizzato dopo un anno e si sentono dire alle 22 tutti a casa, neanche ad alzarsi dal posto della cena, ma devono rientrare a casa. Quello che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo ricevuto tante di quelle chiamate di allarmismo, perché logicamente dicono: ma allora non posso più fare la cena, dovrei spostare un pranzo, ma ci sono organizzazioni, cioè, di dietro, persone che comunque sia, la nonna che magari non so dire, è più anziana, si sono organizzati. Ci sono mille problemi sotto Lorenzo, questo abbiamo visto fronte anche delle qui. immagini, tu fai proprio dei DJ set, Sì, insomma. io ho lavorato in tantissimi locali romani e poi alla fine ho deciso di prendere, come dicevo, un'agenzia insieme a un mio collega Riccardo, dove ci occupiamo per l'appunto proprio di questo. Adesso sì, adesso possiamo fare una musica di accompagno, perché niente di più in realtà, ma non c'è movimento perché giustamente ha un costo. Noi siamo completamente fermi sotto tutti i fronti, a Aspetta, voglio differenza che guardare magari. anche una piccola clip, no? Sì, Per sì, Lorenzo, sì. molto bella, suggestiva. Dai, ci distraiamo un attimo, poi torniamo al tema molto, molto serio e drammatico per loro. Guardate qua. Spettacoli anche come questo, insomma, nei matrimoni, quindi una bella Certo, organizzazione, no? assolutamente. Dietro c'è una grande organizzazione, ci sono comunque delle prove, prepariamo degli spettacoli nuovi ogni anno con tutti i musicisti, insomma, quindi dietro di lavoro ce n'è, di persone ce ne sono, e poi la cosa più importante è che
Abbiamo deciso di credere in una passione, abbiamo lottato negli anni per farla diventare poi anche il nostro lavoro e ad oggi vediamo che praticamente non... il governo ci fa capire che questi sogni è meglio a volte lasciarli stare perché tanto poi non Lorenzo, anche rientriamo per nelle te loro vale il condizioni. tema della partita IVA, qualche piccolo ristoro? Poi voglio Certo, farvi una domanda un po' così per fare un po' di contraltare. Uguale, no? Cioè, stessa cosa, hai ottenuto Sì, noi qualcosa siamo come partita IVA. Certo. partite IVA, sì, partite IVA. Però adesso un amico ci ha scritto, vabbè, una cosa che comunque più o meno avrei detto, no? Dice sì, però sono, lui ha detto, vabbè, si è dimostrato che sono sede di contagio. Aspettate, allora io la domanda la giro così, no? Chiaro che nelle cronache in questi mesi abbiamo letto tante volte, no? In tutta Italia, un positivo in un matrimonio, 100 invitati quando si poteva, magari anche quando non si poteva, Certo. fatti contro legge, dice, però tutti contagiati. Allora, quello che adesso però io vorrei chiedere a entrambi, no? Parto da Alessia. Io penso che sia pure maturata Sì. una consapevolezza, immagino. Cioè, allora la domanda è, Alessia, voi oggi fareste, vi prendereste questa responsabilità? D'altronde la si chiede pure a chi serve, no, ai tavoli, finalmente la si chiede a noi tutti ogni giorno. Cioè, cambia qualcosa? Ci sarebbero meno rischi insomma, nelle cerimonie come questo, secondo voi? Siete pronti a sfidare, no, quello che il governo non vi consente di fare? Allora, Andrea, ti dico, ne stavo parlando proprio questa mattina con una mia collega, quindi in realtà l'argomento è da questa mattina che proprio ragionavo su questo tema qui. Per quanto riguarda l'estate scorsa, un po' come tutti in realtà ci siamo trovati per la prima volta, per il primo anno, a fronteggiare un matrimonio con il Covid, quindi con tutte le problematiche relative al Covid. Diciamo che dopo un anno, tutti i professionisti del settore hanno avuto degli accorgimenti, ma soprattutto abbiamo adottato degli accorgimenti e quindi delle misure affinché ci sia la massima prevenzione possibile agli eventi. Oltre a questo, c'è anche da dire che quest'anno abbiamo iniziato le vaccinazioni, quindi in realtà anche questo non è un fattore da sottovalutare. Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto delle vaccinazioni, quindi secondo me ci sono assolutamente dei passi in avanti rispetto a un anno fa che non c'erano e quindi assolutamente sì, attuando tutto, cioè distanziamenti al tavolo, attuando l'uso delle mascherine, si possono fare dei tamponi, ormai ci sono i tamponi rapidi, le misure sarebbero veramente mille da poter fare, quindi per quanto mi riguarda sì, mi prenderei questo rischio, certo, ci Eh beh, mancherebbe. interessante, giustamente dice i vaccini non c'erano la scorsa estate, insomma, neanche, come dire, no, degli strumenti in più che avete, parlavo di tamponi, di tracciamento, come si fa ora in molte occasioni. Vi faccio vedere, questa è l'ANSA in Piemonte, ma cioè, vale in tutta Italia il tema chiaramente, dove la Giunta ha scritto al governo Draghi dicendo consentite la ripresa delle aziende dei matrimoni, perché ci sono aziende, oggi noi abbiamo il piacere di parlare, no, con un musicista, un wedding planner, ma vi ho detto i fotografi, i parrucchieri, cioè, tanti altri fioristi. Lorenzo, la stessa domanda, no? Sì, allora, assolutamente, sì. Diciamo che in Italia contiamo, no, nel 2019 di circa 184.000 matrimoni, quindi di dietro capiamo che ci sono tantissime aziende di artigianato, atelier, catering. I catering credo che in questo momento forse stiano soffrendo più di tutti Certo. in assoluto, insieme forse agli atelier nel settore, perché contiamo che sono ristoranti mobili, quindi comunque dipendenti sotto contratto, quindi aziende che non stanno lavorando, non hanno la stessa possibilità di un ristorante, a differenza stanno completamente immobili. Come diceva Alessia, per l'appunto ci hanno permesso l'altro anno di riprendere, ad oggi che c'è comunque sia un vaccino, invece ancora non si è nominato nulla nel settore. Prendersi il rischio, certo che ci prendiamo il rischio sotto determinato, seguendo logicamente un protocollo, poi il governo ci aspettiamo anche che faccia poi anche i giusti controlli, perché noi siamo aperti a qualsiasi Condizione, no? possibilità, certo, Certo. esatto, qualsiasi Certo. condizione
per poter ricominciare a lavorare, non ci spaventa nulla su questo fronte e saremo sicuramente i primi ad essere veramente, cioè, diligenti nel seguire tutte le regole che ci vengono dettate proprio per far sì che non ci siano poi problemi e poter riprendere comunque sia un minimo il nostro lavoro. Pensate quante persone adesso, quante coppie stanno aspettando con ansia, l'avete già detto, rimandando, rimandando. Io oggi, siccome ogni giorno intervengo grazie agli amici di Radio Roma sui 104 FM a Drive Time con Sara Colonnelli e Federico Clemente, anticipando la puntata ho fatto una battutaccia, vabbè, molti ci avranno pure ripensato, no? Dice, lasciamo stare, uno Vero, dei due. vero. Non credo, al contrario, credo che e spero per voi che ci sarà invece un'impennata bellissima quando si potrà. E dico pure, non so, può far ben sperare, l'altro giorno il Premier Draghi ha parlato di questi incentivi molto importanti, se si realizzeranno i mutui per la prima casa, garanzie rafforzate per i giovani, quindi l'acquisto senza anticipare di danza. Questo potrebbe essere propedeutico a tanti matrimoni in più. Che ne pensate? Una battuta? C'è, insomma, la speranza, poi vedevo un bel volto sorridente Sì, come così lei, c'è insomma, più mi sembra voglia di che... fare famiglia, c'è più voglia di fare famiglia così, sono ancora più incentivati. Alessia, ma voi a differenza di altri, perché noi in questi mesi abbiamo raccontato, pure abbiamo dato voce alle categorie, insomma, alle, come si dice, alle organizzazioni, no, di categoria, quelle consolidate, ma sono nati pure un sacco di movimenti spontanei, vedi, dei ristoratori. Voi... La domanda è, forse siete meno rappresentati, avete delle organizzazioni, l'altro giorno eravate in piazza, insomma, però pagate un Allora, po' questo? E l'altra noi abbiamo cosa, prima delle. di salutarvi, insomma, nessuna, effettivamente nessuna prospettiva ad oggi scritta, non c'è nulla. No, non c'è nulla. Inizio io, diciamo, a rispondere, poi passo la Certo, parola a certo. Lorenzo. Noi abbiamo delle associazioni che ci rappresentano e forse di questo, anche stamattina ne parlavo sempre con quella collega, ci siamo un pochino mossi tardi a livello di manifestazioni, a livello di farci sentire realmente, a differenza magari dei ristoratori che sono scesi in piazza molto prima di noi, hanno cercato di farsi sentire molto prima di noi. Le organizzazioni che ci tutelano comunque stanno cercando di fare il possibile. È stata proprio ieri presentata una nostra proposta per far ripartire gli eventi dopo la manifestazione, speriamo che sia presa in considerazione. Ecco questo. Allora, io se non sbaglio, no? Poi lascio a Lorenzo l'ultimo, non so se vuole appello o comunque considerazione. Se non sbaglio, si è annunciato anche nelle zone gialle, sempre parliamo come adesso il Lazio, la riapertura dal 15 a giugno, esatto, delle fiere e dei congressi. Allora, effettivamente, fiere e congressi, 15 giugno, matrimoni considerati grandi eventi, non si sa. Questo in effetti stride leggermente. Vabbè, ho dato, come dire, un assist, ogni tanto dico la mia, ma è così, cioè se tu riapri le fiere, dice però questi non possono lavorare. Lorenzo, una conclusione tua perché poi abbiamo altri ospiti, altri argomenti, ma vi Certo. continueremo a seguire. Allora, sarò molto breve. Io credo infatti che proprio per questo motivo, visto che comunque sia avranno studiato delle soluzioni per poter permettere le fiere, i concerti e i teatri, comunque sia, sono stati ripresi in considerazione per delle eventuali aperture all'aperto, credo che sia applicabile molto più facilmente applicabile. E nel nostro settore, ripeto, proprio perché è un numero contenuto di invitati e tutto. Quindi credo e sono speranzoso che il governo ad oggi, soprattutto dopo che anche se siamo partiti tardi, però ci siamo qui, comunque sia siamo una realtà, e adesso magari butti un occhio in più, insomma, su Magari anche questo quindi un settore che. limite, no, numerico, sareste d'accordo? Cioè, come nel cinema dice al chiuso, massimo 500, potrebbe essere una soluzione a chiudere davvero? Certo, Certo. certo. Magari in base. Prego, Alessia. No, scusami, la soluzione sarebbe in realtà mettere il limite in base ai metri quadri della struttura, cioè delle Esattamente, strutture. esattamente. Quindi Questo quella vorrebbe sarebbe la una logica, però soluzione. forse diventa un po' più complicato, non so, però certo, dice se c'è uno spazio da, voglio dire, enorme. No, fa anche parte quello dell'organizzazione, no? Quindi a seconda dei metri quadri che la villa offre, so quante persone posso ospitare. Certo, questo
Questa è la vostra proposta. Allora, grazie Alessia Madrid. Marrone, grazie Lorenzo Sì. Vinci. Forza e coraggio, tenete duro, da Grazie a noi te, i migliori Andrea. auguri a proposito di matrimoni. Grazie per essere stati a Roma di sera Grazie. e magari ne Grazie. Grazie riparleremo. a Dai. te, Andrea. Speriamo bene. Vedete che spesso abbiamo raccontato pure la rabbia, che è comprensibile di tanti, e poi è bello anche vedere con quale sorriso comunque uno racconta un momento drammatico da più di un anno. Poi c'è stata la pausa estiva, forse mal gestita, però che si dia anche qui, no? Una prospettiva di uscita a queste persone. Adesso i nostri sponsor che ci consentono di stare qui ogni giorno, breve spazio pubblicitario, poi ripartiremo invece da chi oggi pomeriggio ha manifestato nel piccolo, ma comprensibilmente, perché ha un bar tavola calda, ma lui i tavolini non li può mettere. Seguiteci e capirete perché. Forme e Colori è un'azienda.